E buongiorno a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo qui con il nostro appuntamento settimanale dove vi porto le news e i fatti più interessanti riguardanti il mondo della tecnologia, della telefonia, dei social, dei videogames, eccetera, eccetera. In questo video parleremo dell'attacco hacker al profilo del presidente del consiglio, dell'implementazione del 5G su alcuni operatori virtuali come Uno Mobile, di una novità che riguarda WhatsApp e l'abbassamento dei costi dell'abbonamento per i social di Meta. Ma prima di iniziare ragazzi volevo ricordarvi di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina e di seguirmi anche sugli altri social come Instagram e TikTok per non perdervi tutti i contenuti extra riguardanti questo canale. Partiamo con la prima notizia assurda di questa settimana: hackerato l'account Instagram di Giorgia Meloni. Eh sì, avete capito bene, purtroppo anche il profilo del presidente del consiglio è finito nelle mani di questi maledetti criminali informatici. Infatti la sera di domenica 17 marzo sul suo profilo Instagram sono iniziate a comparire delle stories e un post riguardanti le solite truffe riguardanti i Bitcoin, dove la vittima solitamente pubblica appunto dei post dove ringrazia magari Elon Musk per avergli fatto guadagnare un sacco di soldi o cose del genere. Ovviamente ragazzi anche Elon Musk è completamente all'oscuro di tutto, viene semplicemente utilizzato il suo nome e la sua faccia per dare credibilità a questi post, a questi tipi di truffe insomma. In questo caso sul profilo di Giorgia è comparso un post dove avrebbe scritto "Thanks Elon Musk free BTC" e si vedeva anche un link sicuramente malevolo al 100% che ho preferito censurare perché certe robe qui sul mio canale proprio anche no. Comunque roba già vista e stravista ragazzi, è capitato anche a dei miei amici e conoscenti e ne parlai in un video che feci qualche anno fa. Se volete darci un occhio ve lo lascio qui da qualche parte. Il tutto comunque si è risolto entro pochi minuti e ad oggi la polizia postale sta ancora indagando per individuare i colpevoli. Ma com'è stato possibile che anche l'account del presidente del consiglio sia stato hackerato? Allora, leggendo le notizie online le ipotesi sono due. La prima è che poteva trattarsi della mancanza dell'autenticazione a due fattori, ma questa ipotesi è stata subito smentita e infatti mi è sembrato strano pure a me. Vuoi che i profili social della Premier non siano protetti dall'autenticazione a due fattori? Cioè mi pare strano. La seconda ipotesi, e quella più probabile, è che chi gestisce il suo account social sia caduto vittima di una campagna di phishing. Magari qualcuno ha cliccato su un link malevolo ricevuto nei direct o via mail e da lì poi il furto di dati. Difficilmente comunque è stata un'azione mirata, su questo non ci piove, anche perché i contenuti che sono stati postati all'interno dell'account erano i classici che vediamo anche su tutti gli altri account hackerati. E se la cosa fosse stata mirata sicuramente avrebbero fatto molti più danni. In ogni caso, se volete capire come evitare di essere hackerati, tempo fa ci feci un video ad hoc e ve lo lascio qui da qualche parte. Ora passiamo al mondo degli operatori mobili perché sembrerebbe che c'è una novità che riguarda Uno Mobile e Lyca Mobile, i due operatori virtuali che operano sotto rete Vodafone. Infatti Uno Mobile lancia ufficialmente il 5G diventando uno dei primi virtuali a renderlo disponibile dopo Spusu. Sul loro sito sono comparse due nuove offerte, la Speed 5G 120 e la Speed 5G 200, e inoltre per i già clienti che hanno già un'offerta 4G possono attivare il 5G a soli 99 centesimi al mese. Vi ricordo che Uno Mobile di base in 4G navigava a 60 megabit sia in download che upload, mentre in 5G sembra che le velocità siano molto più alte. Infatti sul loro sito scrivono che con il 5G i nostri clienti possono navigare al massimo della velocità di media anche 10 volte più veloce rispetto alla tecnologia 4G. Sul sito non specificano la velocità effettiva che potremmo raggiungere con le offerte in 5G, però per fare un calcolo veloce veloce, se parlano di una velocità 10 volte superiore rispetto alla tecnologia 4G, sicuramente potremmo raggiungere tranquillamente i 600 megabit. Sarebbe comunque interessante acquistarla e fare dei test per capire nell'effettivo a quanto si potrebbe arrivare. E so già anche dove andare perché ci sono qui vicino delle BTS che hanno un segnale pazzesco. Mentre per quanto riguarda Lyca Mobile, qualche giorno fa anche loro sui social hanno pubblicato un post dove pare che potrebbero arrivare delle eSIM abilitate al 5G. Quindi questo significa che presto vedremo delle offerte 5G anche da parte di Lyca. Ad oggi comunque si sa veramente pochissimo, quindi non appena avrò delle novità vi aggiornerò sulla questione. Bene, passiamo alla prossima notizia, sempre in tema mobile. Finalmente ragazzi è in arrivo una nuova funzionalità super utile su WhatsApp. Avete presente quando vi mandano dei messaggi vocali e magari non potete ascoltarli o semplicemente non ne avete voglia? Ecco, presto WhatsApp potrà trascriverli per voi. Esattamente ragazzi, presto potremo praticamente leggere i messaggi vocali senza per forza doverli ascoltare. Questa funzione era apparsa prima in beta su iOS e ora sembrerebbe che sia stata resa disponibile sempre in fase di test anche per gli utenti Android, e quindi a breve dovrebbe essere rilasciata nella versione ufficiale di WhatsApp. Spero che arrivi presto perché la trovo una funzionalità veramente utile e soprattutto in certe situazioni ti permette comunque di sapere che cosa ti stanno dicendo su WhatsApp senza per forza metterti lo smartphone all'orecchio, che in certe situazioni non ci sta per niente. Ora passiamo al mondo social perché c'è una novità che riguarda Meta, l'azienda proprietaria dei vari social più utilizzati come Facebook, Instagram, WhatsApp eccetera eccetera, perché sembrerebbe che abbiano deciso di abbassare il costo dell'abbonamento per utilizzare i social senza vedere la pubblicità dai 9,99€ ai 5,99€. Come vi ricorderete lo scorso novembre hanno introdotto questo tipo di abbonamento anche per mettersi in regola con i nuovi regolamenti dell'Unione Europea, ma la cosa ovviamente non andò giù a diversi utenti, anche perché la cosa è stata
messa giù del tipo: se ci paghi non utilizziamo i tuoi dati, mentre se non lo fai siamo liberi di fare quello che vogliamo. Quindi profilazione, annunci pubblicitari mirati, eccetera eccetera. Infatti, dopo aver ricevuto diverse critiche dagli attivisti della privacy e dai gruppi dei consumatori in Europa, dove appunto andavano a evidenziare il prezzo troppo elevato per andare a proteggere i dati degli utenti, hanno preso questa decisione di quasi dimezzare il costo. Io su questa vicenda non mi esprimo, nel senso che se ci sono delle norme europee, Meta dovrebbe rispettarle a prescindere. E messa giù così è soltanto un modo per mettersi in regola con l'UE, ma dà comunque la possibilità all'utente di scegliere. Se paghi hai la tua privacy, se non paghi ti profiliamo manco fossimo l'FBI. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione di questo video. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate di queste news, magari con un commentino qua sotto. Io vi ringrazio ancora tantissimo per essere passati dal mio canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!